la partita il 16 settembre con la Dati per Vienna. Per ripercorrere gli 80 anni di vita della Fiorentina siamo ripartiti dall'inizio, siamo tornati indietro nel tempo al 1926, anno di nascita della Fiorentina. La Fiorentina mosse i primi passi qui in via Bellini, dove sorgeva lo stadio e dove accorrevano migliaia di persone. Qui in via Monteverdi, all'incrocio con via Bellini, c'era il centrocampo dell'antico stadio Viola. Si esibirono campioni come Renzo Magli, Galluzzi, Pizziolo, ma un giorno qui giocò anche Meazza. Io quello che so è che qui c'era il campo della Fiorentina quando è nata, quando c'è stata la prima sede. Ricordando i tempi d'allora dove c'era tant'erba e qui non c'era nessuna casa, è un ricordo direi bellissimo, perché ancora sono in circolazione, questo fa piacere. Però ricordo bene che per me, allora avevo 5 anni, ed è la prima partita vista in vita mia. No, io purtroppo le partite in via Bellini non le ho viste, però naturalmente sono informato sulla nascita della società, che segnò anche un momento importante per Firenze, perché le due società che poi, dalle quali poi nacque la Fiorentina, erano due rivali, proprio rivali nel senso assoluto, la Ginnastica Libertas e il Club Firenze, e nacque la Fiorentina, e quindi fu un momento storico importante per il calcio della città. Ecco, com'era lo stadio di via Bellini? Era un impianto polifunzionale, c'era anche una pista di atletica, una pista di ciclismo, non c'erano tantissime tribune, però accorrevano tante persone a vedere la Fiorentina. Io, a parte tutto, fu già uno stadio nuovo, perché prima la squadra giocava al Quercione, era diviso. L'unione di questa Fiorentina fu lo stadio, in quanto quella tribuna fu costruita, mi pare, da Pontello, era un cemento armato, poi c'era tutta la staccionata di legno, tant'è vero, mi ricordo, io ero appoggiato a questa staccionata di legno che divideva subito il campo lì vicino, era una cosa veramente bellissima. Tant'è vero, la prima partita che fu fatta la Fiorentina non ufficiale, noi si giocò, mi ricordo, a Firenze allora, perché io venni, posso raccontare, con lo zio che aveva il cavallo, portò me mio padre, e lui disse: voi andate a vedere il gioco e io vado alle cascine, e si giocava con le signe, e questa partita mi ricordo che rimasi male, perché si perse, ora non ricordo la sconfitta, fu il debutto della Fiorentina, direi, in via Bellini. Sono orgoglioso di questo. Sono orgoglioso di essere uno che calpesta, diciamo, i terreni della vecchia Fiorentina. La tribuna centrale è quella che guardava questa via, d'altra parte era un campo normale dove la gente stava intorno, così, anche perché la frequenza del pubblico, direi, quella volta, bene, va detto apertamente, fu un successo, perché il Marchese Ridolfi riuscì veramente a trascinare tante persone, non solo a concludere, direi, il passaggio fra i due gruppi, ma era importante perché era un uomo che aveva un certo potere. Poi allora parlare di Marchese Ridolfi, mamma mia, era un'autorità veramente favolosa. Marchese Ridolfi aveva fatto affiggere all'ingresso dello stadio un cartello molto particolare. Sì, questo successe quando giocò la partita decisiva per la promozione in Serie A contro il Bari. Fece affiggere un cartello dove si diceva che le persone armate non potevano entrare, né i bastoni sarebbero stati ritirati e il pubblico non avrebbe potuto muoversi dal posto che occupava fino a quando la squadra ospite non avesse lasciato il campo. Come si vede, già anche allora c'era la paura degli incidenti. C'è da ricordare che allora la Fiorentina non aveva la maglia viola, ma per i primi 3 anni aveva la maglia bianco-rossa. Poi, secondo una leggenda che tra l'altro mai nessuno l'ha smentita, e un bucato andato a male, i due colori si impastarono, venne fuori questo colore viola, piacque, e il Marchese Ridolfi, grandissimo personaggio dello sport fiorentino, accettò quel colore ed è rimasto sempre quel colore. È andata davvero così la storia del colore viola? La racconta, noi quando si vede questo viola ci piaceva di più, perché il bianco-rosso era il colore di Firenze, ma si teneva ad avere una maglia esclusiva nostra, e da quel momento, direi noi piccoli tifosi d'altra parte, questa maglia nuova diventò una maglia nuova, diventò la maglia viola, ecco, veramente fu un effetto del cuore, tant'è vero, mi ricordo che in San Lorenzo ci furono i primi bottegai, o perlomeno quei gente, si chiamava bottegai, aveva un negozio, cominciarono
cominciarono a avere della stoffa viola, ce la facciamo andare da Como e ci cominciamo a fare i primi foulard che portavamo al collo. Ecco. Veramente non lo sapevo, sapevo solamente ecco, che era questa zona e circa, però ecco, di ora proprio preciso qui, sinceramente non lo sapevo. La gente veniva vestita perché era una festa, non era andare a un avvenimento sportivo, era come oggigiorno la gente va al comunale, le persone col cappello, con la cravatta, la camicia, ma era direi una cosa dovuta a personaggi della città, perché la campagna non poteva, non aveva neppure mezzi da arrivare, e poi la campagna non conosceva il calcio, perché nelle campagne o dei paesi che dominava era il ciclismo. Paesi facevano le feste quando c'erano le fiere, le corse nei sacchi, la corsa in bicicletta, era l'attività era quella lì, perciò la città si restringeva e questo avvenimento era un avvenimento importantissimo, l'avvenimento veramente sentito, una novità, il calcio, e era un incontro direi fra la città buona, direi, che si mescolava, beh, onestamente permettimi dirlo, dalla parte di là ci stavano quelli con pochi soldi, di parte di qua ci stavano quelli che potevano spendere qualche lira in più. Dove c'è la scuolina gialla. Gli idoli dell'epoca, Pizziolo, Viani, Bigogno, erano questi i giocatori? Sì, di Pizziolo si ricorderà un fatto particolare che mi pare nel campionato del 1932-33, se non sbaglio, lui fu costretto a smettere di giocare perché per un infortunio. E un giornalista fiorentino, un giornale fiorentino, scrisse che, cioè mise in dubbio che il motivo per il quale Pizziolo lasciava il calcio era l'infortunio. Allora Pizziolo sfidò al duello questo giornalista, però intervenne la federazione e trovarono un accordo, un compromesso. Il giornale che aveva pubblicato questa notizia pubblicò la radiografia del ginocchio del giocatore, da quale risultava evidentemente la lesione grave. Nel 1931 c'è l'inaugurazione del nuovo stadio Giovanni Berta a Campo di Marte, perché lo stadio di Via Bellini era diventato ormai insufficiente per le esigenze della Fiorentina. Esatto. La costruzione di questo stadio fu un avvenimento veramente eccezionale per la città come Firenze, tant'è vero, siccome era veramente una novità questo stadio costruito dall'architetto Nervi, con questa si parlava di una tribuna senza sostegno, ma questi sono pazzi, capito? Poi io seguivo questa costruzione di questo stadio anche perché da fortuna avevo la scuola che era in via Capodimondo. Sono gli anni di Petroni, appunto, che è il grande attaccante, primo grande attaccante della storia, sì, della Fiorentina. Che poi è un personaggio illustre, perché era un personaggio un po' strano, però, nel senso che passava le giornate a dormire, e però era famoso perché il suo tiro era di una violenza tale che un giornalista fiorentino, ricordo, una volta scrisse che la velocità del pallone era tale che anche gli alberi, le rami degli alberi si inclinavano al passaggio della palla. Però fu grande giocatore, fece il primo anno vinse anche il campionato dei demarcatori insieme a Schiavo del Bologna. Poi il secondo anno, giocò male una partita, venne fischiato dal pubblico, la società gli infisse 2.000 lire di multa e sparì. Era ripartito, se n'era andato. Era anche abbastanza stravagante, perché si dice che in quegli anni, in un certo periodo, fosse andato alla ricerca di un particolare tipo di scarpe senza le quali non giocava. Secondo Farabollini lui aveva dei piedi più piccoli rispetto a tutti gli altri giocatori, però effettivamente lui faceva gol da 30-40 metri, faceva gol. Una cosa importante, cioè si sono messi le prime basi della società, della squadra, dei tifosi stessi. È un pezzo di storia importante, credo. I giocatori tipo Petrone, ecco, era molto socievole con noi tifosi, non era magari, io mi ricordo subito dopo la partita di Viena aspettandolo fuori, e allora non c'erano le macchine fotografiche, l'autografo era una cosa importante, e uscivano con noi, stavano con noi, insomma la vita era molto semplice in città, non c'era questo distacco che c'è oggi, delle avvicinare a un giocatore magari importante, bisognava firmare qualche cosa. Per oggi è tutto, appuntamento a giovedì prossimo, come sempre a partire dalle 21:15.